Ciao ragazzi, sono Maria Elena di Pilates Milano e per chi ancora non mi conosce, teacher trainer di PI Academy London, che è la nostra scuola di formazione per diventare insegnante di Pilates classico che ha sede a Londra e noi siamo i partner ufficiali per l'Italia. Oggi c'è con me Giovanna, che sarà il mio corpo e come vi ho promesso, abbiamo creato questo contenuto per entrare un pochino più in profondità nell'argomento del sondaggio che abbiamo fatto su Instagram proprio ieri, che chiedeva dove si inseriscono le cinghie sotto i piedi quando facciamo leg springs. Entriamo subito nel vivo della questione. Sdraiati. Faccio una piccola premessa, ok? Nel Pilates classico le molle devono essere forti, ragazzi, perché se non avete molle forti, quindi tradizionali, non riuscirete a percepire questa differenza, perché si tratta di qualcosa di sottile, ma anche molto intenso. Le molle, come nessun altro attrezzo, riescono a reclutare veramente la muscolatura più intrinseca del nostro corpo. Cosa significa? Quella che protegge la nostra colonna, che sostiene e protegge le nostre articolazioni, creando una specie di capsula intorno all'osso, protettiva, quindi è fondamentale per prevenire infortuni, per lavorare veramente la muscolatura antigravitaria, che è quella che ci sostiene quando siamo in piedi, per esempio. La molla lavora esattamente come i nostri muscoli più profondi ed è fondamentale per reclutarli. Bene, allora inseriamo le cinghie sotto i piedi. Dove, ragazzi? La domanda era del sondaggio: si inseriscono sotto il metatarso, al centro del piede o poco più sotto del centro, appena sopra il tallone? La risposta giusta è la terza, ragazzi. Attenzione, adesso capirete il perché e soprattutto perché è così importante che rimanga a questo posizionamento. Ok, inserisci anche l'altra molla, braccia indietro contro i pali verticali. Controlliamo anche bene questo allineamento. Ora parti con i talloni uniti. Le ginocchia separate a larghezza delle tue ascelle, molto importante. E adesso, Joe, prima di partire, prova ad appoggiare veramente tutto il bacino. Ottimo. Dove hai sentito questo movimento? Nelle anche. Nelle anche, ottimo. Ora stringi i talloni e allunga le gambe in avanti, spingendo le cinghie che hai sotto i piedi lontano. Fammi vedere gli anelli delle molle che si distanziano ancora di più. Wow! Ora, mentre pieghi le ginocchia, continua a spingere le cinghie in avanti e resisti alle molle. Ok, molto bene, vai di nuovo, frog legs out, allunga di più, tira le cinghie lontano e resistendo torna. Fammi ancora due o tre. In questo momento lei sente che il movimento delle gambe parte veramente dal bacino. Questo è un esercizio, ragazzi, in cui l'obiettivo principale sicuramente rinforziamo le gambe, ma l'obiettivo principale è stabilizzare il bacino, allungare la nostra colonna. Nel momento in cui io le chiedo di tirare gli anelli delle molle un po' di più, io le sto chiedendo di creare più spazio intervertebrale, ok? Quindi ha un effetto, un impatto diretto sulla mia colonna. Ma sto anche generando, come dire, allenando la sua resistenza attraverso la forza delle molle a cui lei deve appunto resistere. Quindi non è un esercizio per l'estremità, ma è un esercizio che collega i piedi direttamente al nostro bacino. Questo esercizio, la chiave, la parola chiave, fermati un attimo, è integrazione. Attraverso leg springs e attraverso un posizionamento corretto delle cinghie, io posso far capire al mio cliente che le gambe partono dal bacino e le braccia partono dalla schiena. Non è altro che questo ed è fondamentale perché collego l'estremità, gambe e braccia, alla mia box. Cos'è la mia box? È una specie di cornice interna, ok? Che va dalla spalla, da una spalla all'altra, da un'anca all'altra. Pensate quando volete appendere un quadro. Questo quadro cercate di posizionarlo sempre dritto. Stessa cosa. Noi dobbiamo posizionare la nostra cornice interna al centro della cornice esterna degli attrezzi. Se ci fate caso, ogni attrezzo ha una forma, diciamo, rettangolare, proprio per permetterci di allineare il nostro scheletro nello spazio in maniera corretta. E perché è così importante? Perché questo ci garantisce anche un reclutamento muscolare corretto. Continua adesso giù qualche volta.
dimmi se senti anche che la tua colonna si allunga mentre allunghi le gambe. Sì, sento proprio che è integrata. Ok. Quindi lei sta facendo partire il movimento delle gambe non dai piedi, ragazzi, ma dagli addominali, da quella che noi chiamiamo powerhouse. Cos'è la powerhouse? Attenzione, non sono solo gli addominali, ma sono tutta la muscolatura che va dalle spalle al bacino e non solo davanti, ma anche di lato e dietro. Quindi dobbiamo pensare a questa powerhouse in maniera molto tradizionale, molto tridimensionale. Ok, piega le gambe e adesso cambiamo posizione della cinghia e facciamolo sbagliato. Vediamo cosa succede nel corpo. Quindi posizioniamo la cinghia al centro dei piedi, ok? E adesso le chiedo la stessa cosa che ho chiesto prima. Prova senza muovere i piedi giù ad ancorare il bacino. Ok, dove senti il lavoro? Nel quadricipite. Nel quadricipite. Attenzione a quello che succederà adesso. Stringi i talloni e spingi le cinghie lontano. E adesso continua a spingere le cinghie lontano e resisti alle molle. Fallo 2 o 3 volte e dimmi cosa senti quando sei qui e spingi le cinghie lontano. Sento il polpaccio lavorare. Sente i polpacci, ok. Attenzione ragazzi, stiamo togliendo completamente l'effetto vero del lavoro. Lei adesso sta sentendo la muscolatura distale, cioè quella delle gambe, quadricipiti e polpacci, ma non è connessa al suo centro. Questa è la vera differenza, ok? E così io sto vanificando completamente l'effetto del lavoro. Stop, per non parlare di chi ha risposto. Ma capita, l'importante è prendere coscienza dei propri errori, della cinghia sotto il metatarso. Questo ragazzi non ne parlo neanche perché questo non è Pilates, non so cos'è, non voglio saperlo. Scherzo, comunque questo proprio non esiste. Però l'importanza che spesso succede, là ci si confonde, magari istruttori che non hanno tanti anni di esperienza, con questo dettaglio. Quindi Pilates è dettagli ragazzi, quindi mantenete l'attenzione sui dettagli. Per farvi capire per ultima cosa, ancora più in profondità che cosa intendo, togliamo una leg press, vi invito a provarlo anche voi, girati verso la camera, e quando sono in piedi posso infilare una leg press esattamente nello stesso punto che mi interessa, ok, quello corretto, e mi raddrizzo. Guardate questa molla ragazzi, è dritta, ok? E dov'è? Esattamente in linea con il resto del suo corpo. Cosa vuol dire? Che quando la cinghia è posizionata correttamente, scarico il peso del corpo esattamente in questo punto. Quindi cosa vuol dire? Che collego il bacino ai piedi. La mia mentor Holly dice sempre fit to sit, cioè collegare sempre i piedi al bacino, perché nel Pilates noi lavoriamo sempre a partire dal centro. Questa è solo una piccola prova del 9, per farvi capire che anatomicamente io non sono in avanti col peso sull'arco né sul metatarso, sono esattamente in questo punto quando sono in piedi, ok? Quindi appena sotto l'arco, appena sopra il tallone. Ok, togliamo la cinghia, torna giù. Quindi ragazzi, importantissimo capire, prima di tutto sentire su di noi la differenza per poi riuscire a proporre questo anche ai nostri clienti. Stando veramente attenti all'effetto che fa sul corpo, un posizionamento corretto o un posizionamento scorretto. Ragazzi, Pilates è veramente meraviglioso, ogni singolo esercizio può essere, diciamo, correlato a un altro esercizio su un altro attrezzo. Per esempio, leg springs è praticamente footwork sul reformer. Infatti, anche quando faccio footwork sul reformer, per non partire dal quadricipite, ma partire dal centro, io devo posizionare i piedi nella maniera corretta. Questo posizionamento delle cinghie sotto i piedi è molto simile, o praticamente identico, quando posiziono i piedi sul reformer in arches, ok? Esattamente lo stesso punto che devo appoggiare sulla sbarra, proprio per lo stesso motivo, cioè far partire il movimento dal centro, allungare la colonna e allungare la parte frontale delle mie anche, ok? Ragazzi, vi auguro, spero che questo video vi sia piaciuto, scriveteci nei commenti qualsiasi cosa, ok, dubbi, domande, saremo contentissime di rispondere.
Pilates è pratica, ok? Quindi per, come dire, avere l'arte del Pilates bisogna praticare tanto, ma è anche scienza e per arrivare alla scienza bisogna studiare tanto. Quindi è vero che non è un esercizio intellettuale, ma non è neanche solo un esercizio fisico, ok? Body and mind and spirit, sempre. Vi mandiamo un bacio, alla prossima, ciao! Ciao!